Signore e signori, bentornati sul canale. Brevissimo video perché c'è un hint su un possibile nuovo personaggio su Dragon Ball Legends che ci è dato direttamente dalla pagina ufficiale di Dragon Ball Legends su Twitter. Appunto, come vedete, hanno postato una gif di una palla, una sfera che passa dal rosa all'azzurro. Prima di dire la mia, vorrei dare un'occhiata velocemente ai commenti, perché dai commenti ovviamente vediamo sempre gente che ha delle buone idee. E qui vediamo che potrebbe essere Gogeta proprio, che rimanda indietro la sfera di Omega, credo sia questa qui, quella scena lì. Metto in questo video dove la sfera è rossa e poi cambia colore, e quando arriva nell'atmosfera, signori, sembra proprio quello il disegno. Vedete? È praticamente uguale. Ora, non so se voglia dire che magari c'è una mossa speciale nel Gogeta che dovrà uscire, perché come tutti sappiamo dovrebbe uscire un Gogeta tramite i leak che abbiamo visto. Non so se ci sia magari una mossa speciale in cui Gogeta rimanda indietro la sfera, anche se noi magari non gli mandiamo la sfera, non so. In caso di un attacco o un'onda che noi gli mandiamo, lui è in grado di counterarla in questo modo. Non lo so, potrebbe essere qualsiasi cosa. Però vediamo che appunto la sfera è molto simile, praticamente uguale. Vedete, poi diventa azzurra, spero che non mi bannino il video per copyright di Dragon Ball. Come vedete però potrebbe essere anche Goku quando sta per trasformarsi in Ozaru dorato. Come vedete, come vi ricordate, lui vede la luna che è azzurra e poi i suoi occhi diventano rossi. Sì, potrebbe essere. Dunque però mi chiedo, in questo caso non sarebbe Gogeta, ma sarebbe un Goku Super Saiyan 4 trasformabile. Però allora mi chiedo, la clessidra che abbiamo visto, il leak della nuova carta utilizzabile, trasformazione misto Ultimate, che ci ha fatto intendere fosse Gogeta 4. Non lo so, ragazzi, un po' di confusione, chi lo sa. Questo non penso proprio. Questo ragazzo dice che potrebbero essere queste due sferette, ma non credo proprio. Addirittura si dice possono essere Goku Hit, che sbarcano anche, oltre che sul Dokkan, come ci sono già da un bel po' di tempo, sbarcano anche su Legends, quindi Goku Hit scambiabili. Oppure, signori, potrebbe essere semplicemente Shallot che mi passa da Goku God a Goku Blue. Potrebbe benissimo essere, ragazzi, chi lo sa. Secondo me sono diverse le opinioni possibili. Ormai è da un po' di tempo, come sapete, che aspettiamo questo Shallot Blue che sembra non arrivare mai, e lo sbarco magari di un Giblet giocabile potrebbe benissimo andare bene con un Shallot in arrivo Super Saiyan Blue finalmente, come aspettiamo tutti da tanto tempo. Però ecco, questo qui è il hint rilasciato da Dragon Ball Legends. Magari, ragazzi, è semplicemente un altro Zenkai, non si sa. Andiamo però a vedere per curiosità cosa hanno scritto i ragazzi sul post della versione giapponese di Dragon Ball Legends. Qui abbiamo lo stesso video di Gogeta, sempre quello, sempre Goku che diventa Ozaru, sempre Gogeta. Qui abbiamo una gif di Gogeta, non c'entra niente. Qui abbiamo, cos'è questo qua? Non ho idea di che cosa sia. Voi ragazzi, se lo sapete, fatemelo sapere. Potrebbe essere anche il hint a una nuova abilità, cioè una nuova, scusate, modalità, non lo so. Abbiamo la Genki Dama di Goku, abbiamo sempre Goku nella lotta contro Dispo assieme a Hit, che passa ovviamente da God a Blue, come sappiamo. Goku Blue Kaioken, che c'è già però, abbiamo Goku Super Saiyan 4. Non lo so, ragazzi, fatemi sapere la vostra. Addirittura dicono che potrebbero essere Goku Kaioken e Vegeta Blue Evo del Torneo del Potere. Chi lo sa, ragazzi. Secondo me è molto plausibile l'ipotesi di Goku di questo qui. Secondo me potrebbe benissimo essere, perché anche se la sfera che rimanda indietro Gogeta è praticamente identica. È identica. La vogliamo rivedere un'ultima volta. Guardate qua. È identica. Spero che non mi bannino il video, come detto. Però ecco, rimaniamo sulla gif. E signori, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo, di questa immagine, di questa gif. Secondo voi cosa può essere? E mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi. Questo video finisce qui, video cortissimo per informarvi su questa cosa. Io vi lascio, ragazzi, un saluto e ditemi le vostre. Ciao.